pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia del match winner, si può dire, perché tre gol, alla fine possiamo dire che è vero che tutta la squadra ha giocato bene, però ecco, tu dopo quel ritiro, quella esclusione punitiva, però diciamo è stata bella la riappacificazione, si è vista anche oggi con l'abbraccio di tutta la squadra, ti sei fatto trovare pronto, sei entrato a posto di Melara, ecco, per te è stata una partita importante, pallone che te riporti a casa. No, oggi è stata una partita, la mia prima tripletta nei professionisti, quindi sono contentissimo, però questi gol principalmente li devo dedicare alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino. So di aver fatto un gesto non bello, non siamo qua ora a parlare del gesto perché sì, ho chiesto scusa, quindi devo dire che veramente insieme alla mia ragazza mi hanno aiutato veramente a passare questo periodo un po', no. E devo dire anche che i compagni miei di squadra mi sono stati vicini, devo dire che è una grande famiglia. E quindi oggi questi gol li dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla squadra. E pure a Simeri un gol perché gli sto vicino anche in un momento non suo in questo momento. Infatti abbiamo visto proprio con Simeri ti sei abbracciato dopo il gol. Sì, no, è con Simo, con Papo, cioè, c'ho un bel rapporto, ma con tutti quanti. Però sai, quando per un attaccante non gioca, un momento non è dura, però la squadra gli deve stare vicino perché Simo è un attaccante dove veramente ci può dare una mano. E sicuramente ci avrà le occasioni sue e sicuramente farà altri gol da qui alla fine. Oggi sei entrato a posto di Melara che purtroppo si è infortunata dopo 8 minuti. Che cosa hai pensato in quel momento? Adesso vado e spacco la partita. No, in quel momento inizialmente ho detto sono freddo, qua situazione un po' particolare. Sono stato i primi 20 minuti che non riuscivo a riscaldarmi perché è difficile entrare a partita in corso mentalmente robevare. Quindi diciamo che è stato un primo tempo un po' difficile per me. Però poi il secondo tempo piano piano mi sono dato una sveglia, dai. Prima vittoria in casa del nuovo anno, dopo la vittoria con il Lecce, quanto morale fa questo risultato di oggi? No, fa tanto morale, cioè noi veramente il mister, i collaboratori e lo staff veramente l'hanno preparata bene questa partita. Sapevamo anche che era una squadra molto messa bene in campo perché giocavano bene loro. Però noi il nostro gioco è quello di andare a prenderli, di fare il nostro gioco sulle fasce, quindi alla fine, alla lunga siamo usciti e penso che questa vittoria ce la godiamo e ora guardiamo all'Agragas perché deve essere un'altra vittoria. Ecco, però c'è un dato particolare, hai parlato di Simeri non gioca una partita, quella col Fondi, poi entra e fa una doppietta, tu non giochi questa partita, entra e fa i tre gol, questa è proprio anche la forza della panchina, possiamo dire, della Juve Stabia. Sì, però più che della panchina, secondo me è del gruppo che dà lo stimolo al proprio giocatore di dare il massimo. Sappiamo che il mister deve fare una scelta, deve giocare in un modo, non deve giocare in un altro, e quindi deve spronare tutti. Ci sta un momento dove non stai bene, ci sta un momento dove ci capitano dei problemi, dei battibecchi che non ci devono stare. Però l'annata è così, quindi noi dobbiamo essere compatti, dobbiamo stare veramente come una famiglia. E quindi ci pigliamo sta vittoria, la dedichiamo a noi, e quindi andiamo avanti e cerchiamo di fare una bella annata.
settimo posto in classifica. Simili dopo Fondi diceva questa Juve stabile non può pensare solo a salvarsi. Qual è il pensiero invece di Canotto? No, io non ci ho mai pensato, io sono venuto qua apposta per arrivare nei playoff. Se sento qualcuno della squadra che dice si deve salvare con i giocatori che ci stanno, non penso proprio, perché sarebbe veramente, cioè per me sarebbe proprio una cosa non bella. E quindi noi ora ci abbiamo le teste all'Agragas, ci mettiamo da parte questa bella vittoria e continuiamo nella strada che stiamo facendo. Oggi hai incontrato Lescano, che cosa gli hai detto? No, ma parecchi, conosco parecchi di loro. No, Lesca è un buon giocatore, bravo lui. È un attaccante bello cinghialone, fa la guerra lui. Quindi no, dai, gli faccio in bocca al lupo a lui e agli altri compagni che conosco e niente questo. Vabbè, grazie.